Fobia. Tutti hanno paura. Questa è naturale, personalmente la mia più grande è quella di non essere all'altezza di ogni situazione, della mia ambizione. Ogni fobia non è mai sola, c'è sempre un prefisso che l'accompagna, anzi, che l'anticipa. La fiaba dell'uomo nero ne ha inculcata nelle teste un'altra. Ma tu non vedi la loro disperazione? Come puoi non leggere quel dolore nei volti scarni di migliaia di persone, sfuggite prima alla guerra e poi alla furia di Poseidone? Un uomo come te, una donna come tua moglie, dei bambini come i tuoi figli. È la sofferenza che porta a scelte drastiche, lasciare un paese per essere accolti da svastiche. Non pensano all'odio che riceveranno. Pensano al Mediterraneo così bello, così blu. Un mare di speranze che rischiano di rimanere solo tali. Lì dove non c'è traffico stradale ma di esseri umani, pregare e continuare a farlo. Quale Dio in quei momenti interminabili non ha importanza. Giorni di preghiere con il dubbio che nessuno le senta, ora che la mente, una mancanza di lucidità lamenta. Hanno paura, sincera paura della morte. La stessa morte che già aveva bussato alla loro porta. Tutti hanno timore, ognuno ha le sue fobie. Ma come si può avere paura di questi coraggiosi?